amiche e cari amici di Total Photoshop, eccoci a un nuovo appuntamento con i tutorial proprio di Photoshop. E ancora una volta siamo davanti a una splendida immagine che abbiamo grazie a uno dei contributor di iStock Photo. Se volete accedere al sito di iStock Photo potete fare semplicemente clic sul link che trovate nella descrizione di questo tutorial. Ma veniamo subito a noi e vediamo che cosa abbiamo combinato questa volta con un'altra splendida fotografia. Abbiamo l'immagine di questa bella bambina che va su un'altalena in una splendida giornata di sole. In realtà l'immagine nasce così. Tadan! L'immagine è sicuramente, la foto è sicuramente splendida, ma noi gli abbiamo dato un tocco in più di calore, un gioco di luci e di ombre, e le ombre proprio che si proiettano sul volto e sul vestitino di questa bambina, date proprio dai rami e dai raggi del sole. Torniamo a visualizzare cosa abbiamo combinato ed eccolo qui. Quindi, bando alle ciance, partiamo immediatamente con l'elaborazione di questa immagine. Selezioniamo tutti i livelli che abbiamo creato per generare questo effetto. Command G o Control G se siete su un PC, li mettiamo in un unico gruppo e togliamo l'occhietto, così che possiamo ripartire da capo. Prima di tutto ho creato un nuovo livello sfumatura e sono andata proprio a scegliere in questo caso una sfumatura un po' vintage che abbiamo creato già in un altro tutorial. Ecco qui che quindi il mio livello si riempie con queste tonalità tra l'arancione e il viola, diamo un bel ok e lì immediatamente cambiamo metodo di fusione e gli mettiamo un bel sovrapponi. Voilà, se non siete soddisfatti, sempre doppio clic su questo livello e potete andare a scegliere un po' la sfumatura che preferite. Guardate che carino anche questo verde, giallo, viola, così che appunto si sovrappone alla nostra immagine. Ma rimaniamo fedeli a quello che abbiamo fatto prima, diamo un bel ok. Ok, e ci teniamo buona questa bella sfumatura che avevamo già creato in un precedente tutorial. Magari vista così è un pochino troppo forte, d'accordo? Rendere l'immagine vintage, scaldarla, ma magari possiamo abbassare anche un pochino l'opacità anche verso il 50-60%. Voilà, il primo passo è compiuto. Dopodiché dobbiamo accentuare un pochino quelle zone di luce e quelle zone di ombra in modo da far crescere il contrasto che c'è appunto tra queste, per poter far sembrare proprio dare l'effetto di questi raggi di sole che filtrano tra i rami dell'albero che tiene questa bella altalena. Quindi creiamo un nuovo livello. Questa volta andiamo nel menu modifica e lo riempiamo di un colore grigio. E adesso vi spiego perché. Diamo un bel ok, sparita la nostra immagine. Niente paura, sapete bene che cambiando nuovamente il metodo di fusione e nuovamente gli mettiamo un bel sovrapponi, il grigio medio sparisce. Però possiamo lavorare su questo livello con due strumenti che Photoshop ci mette a disposizione, che sono due veri strumenti da fotografo, e sono il brucia e lo scherma. In questo modo possiamo andare a esaltare le zone di luce e le zone di ombre, in modo da poter poi continuare con il nostro bel effetto. Andiamo a selezionare prima di tutto lo strumento brucia, che ci permette quindi di andare a scurire, in questo caso teniamo nei mezzi toni, un'esposizione del 55% è anche abbastanza alta, e andiamo ad aumentare ovviamente la dimensione del pennello e gli lasciamo una durezza pari a 0. Andiamo quindi in quelle zone che consideriamo appunto di ombra e passiamo il nostro bel pennello. Voilà! Vedete cosa succede? Tutto si scurisce, va proprio a saturarsi, no? E a regalare proprio più ombra alla immagine che stiamo appunto spennellando. Fate attenzione, se avete immagini come questa, a non sforare troppo, stare dentro le righe come si fa appunto alle elementari o all'asilo quando si disegna, in modo da rendere l'effetto solo esclusivamente sul soggetto che si sta appunto ritoccando. Bene, ora che abbiamo fatto le zone di ombra, io proporrei tenere premuto lo strumento nella barra degli strumenti proprio per esploderlo e andare a selezionare lo strumento scherma. Tadan! Anche qui gli diamo un bel pennello abbastanza grande, perfetto.
anche un pochino di più, voilà, in questo caso perché sono davanti a un'immagine abbastanza grande. L'intervallo che andiamo a scegliere ovviamente ora sarà quello delle luci, quindi andremo a intervenire sulle luci, e l'esposizione questa volta è leggermente più bassa. Andiamo a vedere cosa succede al nostro passaggio. Vedete come aumenta proprio la zona di luce, come si va a schiarire e come questo effetto prenda veramente il sopravvento. Andiamo a toccare anche le zone qui del braccio, della manina, magari con un pennello un pochino più grande, in questo caso ho fatto tasto destro, possiamo dare un colpo di luce anche sulla spalla e possiamo intervenire anche sul vestitino. Voilà! Possiamo, se vogliamo, se siamo un pochino dei fanatici, avvicinarci appunto all'immagine, riduciamo proprio la dimensione anche del pennello, magari aumentiamo l'esposizione e andiamo a tracciare proprio come se stessimo disegnando anche i riflessi sui capelli, Command 0 per visualizzare tutta l'immagine oppure Control 0. Bene, ora abbiamo dato questa tonalità un po' vintage, abbiamo toccato le luci e le ombre in modo da far aumentare insomma il contrasto. Dobbiamo ora fare che cosa? Dobbiamo andare prima di tutto a selezionare dei rametti, delle foglioline, insomma delle cose che possiamo tranquillamente proiettare. Ma proiettare dove? Dobbiamo fare in modo che le ombre si notino soprattutto nelle zone di luce. Quindi andiamo in modalità maschera veloce e ci passiamo semplicemente facendo clic sull'apposito pulsantino che troviamo in fondo alla barra degli strumenti, con il nostro bel pennello selezionato, magari un pochino più piccolo e leggermente più duro, andiamo a disegnare proprio su queste porzioni di luce. Voilà! Con questo strumento possiamo tranquillamente selezionare, forse è un pochino troppo duro perché dopo mi interessa anche avere una morbidezza insomma delle zone di ombra o che delle zone di luce appunto senza essere troppo evidente, troppo nette. Voilà, possiamo andare a dipingere così tranquillamente, ecco qui. Perfetto, ora sto veramente andando un po' a casaccio, sto spennellando così in questa zona che è quella praticamente maggiormente esposta, così, perfetto. Ed ecco che nel momento in cui esco dalla modalità di maschera veloce mi si attiva immediatamente la selezione. E per ora lasciamo girare le nostre belle formicuzze intorno alla zona selezionata e andiamo su un'altra immagine. Voilà! Un semplice rametto di foglie, un'immagine scattata con il cellulare anche abbastanza a bassa risoluzione. Che cosa è successo? Abbiamo fatto in modo semplicemente di selezionarla. Ho preso questa immagine perché c'è un bel contrasto tra il cielo e le foglie e andando sui canali ho la possibilità proprio di lavorare in questo caso sul canale del blu, che come vedete è già bello contrastato, ma se torno indietro nella mia storia e seleziono l'immagine originale, vado a vedere nei canali, il blu è quello, il blu o il verde sono quelli un pochino più contrastati tra appunto le foglie e il cielo. Rimaniamo sul canale del blu, ricordiamoci che questa immagine non ci serve particolarmente se non per la sua silhouette, per la selezione che ci può regalare, quindi lavoriamo proprio sul canale del blu. Andiamo nel menu immagine, la voce regolazioni, scegliamo valori tonali, voilà che possiamo giocare proprio in questa maniera regolando i cursori dei valori tonali che nelle versioni precedenti di Photoshop si chiamavano livelli. Diamo un bel ok e già abbiamo quasi totalmente isolato il nostro cielo. Nuovamente con gli strumenti scherma e brucia, in questo caso quello che mi serve è proprio brucia, vado a scurire quelle zone di ombra delle foglioline che sembrano rimanere quasi un po' escluse perché leggermente più chiare. Perfetto! Ora che ho generato questa bella silhouette grazie al canale del blu e al contrasto che avevo sicuramente in questa immagine, non posso far altro che selezionarla.
Andare sul mio bel livello, quindi visualizzare il canale composito, creare un nuovo livello. Andiamo a selezionare il nero, invertiamo questa selezione, quindi selezione, menu selezione, scegliamo inversa e nuovamente andiamo a riempire in questo caso di colore nero. Quindi Alt, Backspace e voilà le mie belle foglioline. Command D o Control D, eccole che le abbiamo proprio copiate di nero su questo nuovo livello. Potrei tranquillamente ora copiare e incollare all'interno dell'immagine o della selezione che ho appunto realizzato poco fa. Però vorrei prima leggermente sfocarla, perché comunque i raggi del sole che filtrano tra i rami di un albero proiettano sì un'ombra, ma non così netta e definita su una bambina che va su un'altalena. E quindi andiamo nel menu filtro, alla voce sfocatura, scegliamo tranquillamente controllo sfocatura. Voilà, il valore impostato era quello che ho utilizzato per esercitarmi giusto prima, possiamo farlo anche leggermente più alto, non troppo, diamo un bel ok ed è ecco il nostro bel livello sfocato, pronto per andare a copiarsi all'interno della nostra bella immagine. E quindi nuovamente selezioniamo il nostro livello e lo facciamo semplicemente tenendo premuto il tasto Command o Control se siete su un PC della tastiera e facendo clic sull'icona proprio del livello. Ora che le mie belle formichine stanno viaggiando lungo tutta la selezione, Command C o Control C, che corrisponde semplicemente al copia, andiamo sul nostro livello dove altre formichine stanno percorrendo appunto la mia immagine e vado a selezionare dal menu Modifica la voce incolla speciale. Posso scegliere tranquillamente incolla dentro. Questa voce mi permette di incollare all'interno della selezione che ho appena generato proprio la selezione che ho fatto poc'anzi. Quindi incolla dentro, guardate cosa succede. Ovviamente qui gli do ok, il profilo colore non è lo stesso perché l'immagine su cui abbiamo lavorato delle foglioline arriva da un cellulare, quindi va bene così. Voilà, che cosa succede? Mi viene generato un nuovo livello con le mie belle foglioline che hanno generato a loro volta una maschera di ritaglio che corrisponde perfettamente alla selezione che era attiva fino a poco fa. E attenzione, di default la mia bella maschera non è collegata al livello. Questo vuol dire che posso tranquillamente trasformare la mia immagine, vedete, oppure la posso semplicemente muovere e spostare all'interno della maschera che si è generata. Io direi anche di trasformarla un pochino, quindi Command T o Control T. Ecco qua che le mie belle foglioline risultano tranquillamente inserite nella maschera che ho realizzato. Voilà, certo che così non è che è proprio il massimo. Andiamo ad abbassare prima di tutto l'opacità. Possiamo portarle tranquillamente a un valore bassissimo, tipo 34. Va benone, però ricordiamoci che qui c'è un bel effetto colorato sulla nostra immagine. Per fare in modo che tutto si amalgami per bene, dobbiamo semplicemente trascinare verso l'alto proprio questo bel effetto di colore e di sfumatura. Ecco che anche la mia ombra cosa fa? Va ad acquisire proprio le tonalità che gli vengono regalate da questa sovrapposizione di livello. Certo che uno non mi basta, io ho sempre qui la mia bella maschera di ritaglio, posso tranquillamente intervenire in modo che non si vedano magari ecco la fine proprio dell'immagine e posso anche con lo strumento sposta, il mio tasto Alt premuto, andare a duplicare proprio questo livello. Voilà, ecco che posso anche trasformarlo singolarmente, fare in modo che queste foglioline vengano tranquillamente visualizzate anche sul vestitino. Nuovamente Alt e trasciniamo, portiamo anche dei bei fiorellini sul faccino di questa bella bambina ed ecco che l'effetto che abbiamo generato è proprio quello di una splendida giornata di sole. Ovviamente possiamo giocare con l'opacità, Photoshop ci permette di selezionare tutti e tre i livelli delle foglioline e giocare alla stessa maniera con l'opacità contemporaneamente dei tre
livelli. Ecco fatto, abbiamo realizzato in pochissimi minuti un bel effetto straordinario, abbiamo cambiato un po' la faccia a un'immagine che già era splendida di suo, l'abbiamo semplicemente riscaldata, gli abbiamo dato dei contrasti maggiori nelle luci e nelle ombre e gli abbiamo regalato un po' l'effetto dei raggi del sole che filtrano dai rami di un albero. Anche per questo giro potrebbe essere tutto, non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi. Ciao a tutti e alla prossima della creazione.